Vabbè, io appena arrivata, mi ricordo questo flash, sono arrivata in piscina con la mia valigia, le mie cose che mi erano venute a prendere, ho visto che c'erano Mussolini. Tra l'altro nel topless, ho detto, ah, però, che film divertente questo. No, vabbè, a parte questo, io sapevo che non avrei avuto scene di osé, cosa rara, perché quando ero molto ragazza, giustamente mi chiedevano anche di mostrare il mio corpo, cosa di cui io non mi sono mai vergognata, anzi. Poi con Sergio Martino, che era il regista, avevamo un bellissimo rapporto, quindi non c'è mai stato nessun tipo di, ecco, di vergogna. Forse giusto, forse quando ho lavorato con Gigi Andrea nell'altro film, quello Se tutto va bene siamo rovinati, perché lì invece avevo una scena un po' osé e io non mi ero mai messa nuda davanti alle cineprese, quindi ho chiesto a tutti di uscire per mettermi, insomma, col cashpo, che era una cosina che si metteva per coprirmi tipo slip di color carne. Però in cui invece in Ferragosto, ok, com'era quella cosa che mi hai chiesto? No, provare per credere. Quello di prima era Ferragosto, ok. Magari anche Ferragosto, era ok, non ho che mai c'era. avuto problemi perché non c'erano scene, insomma, dove dovevo mostrare più il mio corpo. Era una ragazzina con la mamma che andava in vacanza e quindi era tutto molto carino, molto semplice, capito? Mi sono trovata bene, soprattutto con Sergio Martino, con cui ho lavorato tantissimo. E invece Gisella Sofio, che faceva tua Gisella madre, Sofio faceva parte della mia mamma, era mi sa. un'attrice molto, molto bella, molto brava, usata molto spesso dal teatro e mi ricordo che mi diede tantissimi consigli molto positivi, soprattutto sul fatto che avrei dovuto studiare, giustamente, perché poi quando uno è troppo giovane, 23-24 anni, non sa come cominciare questa carriera. Quindi io colgo l'occasione per dire a tutti quelli che ci stanno guardando che la cosa fondamentale per iniziare qualsiasi tipo di carriera, di canto, di ballo, di recitazione o tutto insieme, perché io per esempio dall'inizio ho studiato un po' tutto insieme, è andare a una scuola buona di recitazione, di canto, di ballo. Io sono diplomata a San Carlo di Napoli come ballo. Ho studiato canto nella scuola di Enzo Carinè insieme a recitazione, insieme a doppiaggio, audizione e poi mi sono allenata sempre anche con maestri privati, professori privati, perché ho sempre cercato di migliorare la mia voce che all'inizio, quando ero soprattutto così giovane, era un pochino troppo di testa e quindi risultava un po' sgradevole. Poi con gli anni e con le sofferenze e le batoste della vita, la mia voce è anche migliorata, perché comunque maturando anche la voce è matura. Però, visto che da giovane uno ha voglia, entusiasmo e tanta energia per fare tante cose, conviene fare una buona scuola sin da giovanissimi e iscriversi a una buona scuola di Ottimo, grazie. E tra l'altro abbiamo nominato Se tutto va bene siamo rovinati, che comunque ci sono Gigi e Andrea. Invece il rapporto con loro com'è stato? bellissimo, mi sono fatta tante di quelle risate, credo che non mi sono mai divertita tanto sul set, veramente, soprattutto con Gigi. Gigi è simpaticissimo, adesso lo vedo un po' meno in giro, però era veramente un ragazzo molto semplice, molto umano, molto buffo, mi si prendeva molto in giro. Invece Andrea è sempre stato quello più sicuro di sé, quello più sicuro della sua potenza maschile, del suo savoir-faire, della sua comicità, quindi a volte mi sentivo anche un po' in imbarazzo perché era proprio bravo sul set. Quindi ero un po' più timorosa rispetto a Gigi, che invece era molto più ragazzo, amico, insomma, capito? Comunque con Andrea anche, con tutti e due è stato un rapporto bellissimo, con cui poi mi sono sentita per anni e anni. Poi a volte, come succede spesso, ci si perde, perché quando si inizia troppo presto, a volte poi ci si perde durante gli anni della carriera. E con loro mi sono un po' persa, ma se li rivedessi domani mi abbraccerei. Comunque sono stati un pezzo di vita importanti, come Sergio Martino, un regista che per me è stato importante.